Buon pomeriggio a tutti. L'argomento del mio intervento è la progettazione di siti web che hanno come obiettivo la vendita. Vendita diretta se parliamo di e-commerce, vendita indiretta se parliamo di generazione di contatti. Web sales design è un termine che ho coniato io e non credo che esista ancora in letteratura, in giro, che mi serviva per mettere insieme due termini, le vendite e la progettazione di siti web. Io mi chiamo Lucia Arsena e sono una web sales designer nell'accezione che appunto ho appena dato. Di fatto aiuto freelance e piccole imprese a rendere il loro sito uno strumento efficace per la vendita dei loro prodotti e servizi. Lì sotto ci sono i miei riferimenti. Di che cosa vi vado a parlare? Di un framework che utilizzo quando costruisco dei siti web finalizzati alla vendita. Un framework è una struttura, un modello logico che fa da base nella costruzione di nuovi progetti, dove per progetti possiamo declinarli in qualunque accezione. Nello specifico vi racconto quali sono gli strumenti che utilizzo quando vado ad analizzare gli elementi che sono significativi di un sito, gli elementi di un sito che sono significativi dal punto di vista della vendita. Quindi quello che vi racconto è la mia esperienza personale e il mio metodo di lavoro. E inizialmente faccio una panoramica rapidissima degli strumenti, poi li vediamo nella pratica su un esempio concreto. Il primo strumento che utilizzo è il Lean Canvas, che è la versione semplificata del Business Model Canvas. Il Lean Canvas è uno strumento molto efficace perché consente di avere un quadro completo ed esaustivo di quello che è il nostro modello di business visto dal punto di vista dei clienti. Quindi chi sono i clienti, che problemi hanno, vediamo se riesco anche a puntare, ok. Chi sono i clienti, che problemi hanno, come pensiamo di risolverli, perché dovrebbero scegliere noi, qual è il nostro vantaggio competitivo che è difficilmente replicabile dai competitor, in che modo pensiamo di raggiungerli, come andiamo a misurare l'andamento del nostro business e poi infine la nostra struttura dei costi e come pensiamo di fare i ricavi. Perché uso questo strumento? Perché mi permette di avere un quadro di insieme completo e che sta in un unico foglio di tutto quello che può o deve essere trasferito in toto in parte sul sito web. Quindi tutto quello che non deve mancare. Il secondo strumento che utilizzo è il modello delle personas. Dal segmento dei clienti del Lean Canvas andiamo a individuare alcuni profili di quelli che sono i clienti ideali. Di fatto il modello della personas, le personas rappresentano l'identikit del cliente ideale con tutte le caratteristiche più significative vista dal nostro business. È uno strumento, anche questo, efficace perché permette di capire come ragiona il cliente, quali sono le sue leve o freni motivazionali, dove, quali sono gli ambienti reali e virtuali che frequenta in cui potremo andarlo ad incontrare. Perché uso questo strumento? Perché mi permette di avere l'elenco completo di quelli che saranno i destinatari del nostro sito e l'indicazione di dove posso andarli a rintracciare, dove posso trovarli e in che modo avviare la conversazione con loro sia al di fuori del sito che sul sito. Il terzo strumento che utilizzo è il purchase flow, il flusso di acquisto, che mi serve per capire qual è il processo decisionale di un cliente quando appunto acquista. Tipicamente si individuano 5 fasi, la prima che è quella del riconoscimento del problema o dell'esigenza è quella fondamentale. Perché se il problema non si riconosce di avere un problema o se l'esigenza non è manifesta, non riusciamo a passare nelle fasi successive. Diventa praticamente impossibile pensare di vendere una soluzione ad un problema di un cliente se quel cliente non sa di avere quel problema.
Una volta che viene riconosciuto il problema o l'esigenza, a questo punto scatta quella che è la ricerca delle informazioni. Quindi il potenziale cliente prova a documentarsi per capire quali sono le soluzioni sul mercato più adatte alla sua esigenza. Quindi quando ha raccolto un po' di informazioni per riuscire a fare una decisione ragionata su quella che è la soluzione migliore per le sue esigenze, finalmente prende una decisione e eventualmente può fare delle cose dopo aver acquistato, tipo fare delle recensioni o acquistare nuovamente da noi. Il quarto strumento che utilizzo è il marketing funnel. Il marketing funnel è un modello che serve per avere una visione d'insieme di quelle che sono le varie fasi di una strategia di marketing. Il modello AIDA è uno dei più diffusi, ma ce ne sono anche altri in letteratura. Se riesco a puntarla, eccola qua, la A di sta per awareness, che indica tutte quelle azioni o iniziative che servono per far conoscere il nostro prodotto, i nostri servizi e più in generale il nostro brand. La I sta per interest e rappresenta tutte le azioni e le iniziative che servono per far conoscere il nostro prodotto e indicarlo come soluzione ad un problema. La D sta per desire e indica tutte le azioni e le iniziative che servono per convincere il potenziale cliente che quel prodotto è esattamente la soluzione ai suoi problemi. E infine la E sta per action ed rappresenta tutte le iniziative e le azioni che possiamo fare per far passare dalla fase di desire all'acquisto vero e proprio. In questo modello di funnel sono previste due fasi successive indicate con E e con R, dove la E sta per engagement e sono quindi tutte le azioni che possiamo mettere in campo per coinvolgere il cliente e farlo diventare in un certo qual modo uno sponsor, un promotore di quelli che sono i nostri prodotti e il nostro brand in generale. E la R sta per retention, che sono tutte le azioni che servono per fidelizzare il cliente nel tempo e condurlo a un nuovo acquisto. Si chiama funnel perché ha una forma di imbuto, almeno fino alla A, perché rende visivamente il fatto che il numero di destinatari di una fase si restringe man mano che ci si sposta verso la fase successiva. In questo modello è previsto al termine del funnel una sorta di amplificatore che rende visivamente l'idea che il numero di destinatari in una fase aumenta man mano che ci si sposta verso le fasi successive. Quindi serve appunto a partire da una base di clienti per trovarne di nuovi. Perché uso questo strumento? Perché mi permette di tracciare una mappa dei contenuti che dovranno essere presenti sul sito, trasformando quello che è il punto di vista del cliente, indicato nel flusso di acquisto, quindi la sua prospettiva, trasformarla nella prospettiva dell'azienda, in un certo senso traducendo quello che sono le domande in risposte. Il quinto strumento che utilizzo è il Sales Funnel, che è affiancato agli altri modelli che abbiamo ancora visto, che serve per rappresentare le varie fasi di acquisto, di acquisizione di un cliente. Il modello qui è uno dei più semplici che si possono trovare in letteratura, prevede solo tre fasi, ma ce ne possono essere molte di più in funzione di quanto è complicato il processo di acquisizione cliente. Le fasi minime previste sono quelle di lead, che vuol dire contatto di fatto, e cioè quando un anonimo visitatore lascia un'informazione seppur minima, come può essere la mail, come può essere nome, cognome, telefono, così che diventa ad anonimo un contatto. La fase successiva è quella del prospect, potenziale cliente, cioè quando quel contatto si dimostra realmente interessato, mostra un interesse più concreto, tipo chiedendo una demo, scaricando un prodotto, eccetera. E poi infine l'ultima fase, quando diventa un cliente vero e proprio. Perché utilizzo questo strumento? Perché mi permette tenere traccia e di mappare quelle che sono le call to action,
quindi le chiamate all'azione per far passare un visitatore nella fase di lead, poi nella fase di prospect e customer. L'ultimo strumento che utilizzo è la mappa mentale. La uso per tracciare il modello logico del sito web, andando a creare un collegamento fra gli elementi che sono emersi nelle varie fasi e gli elementi più puntuali del sito, come per esempio la barra di navigazione, il menu di navigazione, post, pagine, link, eccetera. Vediamo tutto con un esempio più concreto. Mi sta andando via la voce, posso avere un po' d'acqua? Grazie. Nella mia bottiglia. Nella borsa. Scusate. Inconvenienti della diretta. Grazie. Quindi vediamo un esempio concreto. Come si può utilizzare questo framework? Lo vediamo su un esempio pratico, anche se del tutto inventato, completamente inventato, e per ovvi motivi non potrà essere né completo né esaustivo. Parliamo di un grafico illustratore, come esempio, chiamiamolo Antonio. Antonio fa locandine per eventi e spettacoli culturali e da qualche mese ha lanciato un servizio nuovo che sono le illustrazioni per gli eventi privati come anniversari e matrimoni. Quindi qui per esempio ci sono le sue illustrazioni per matrimonio. Vediamo come potremo andare a disegnare il sito di Antonio partendo da utilizzando questo framework. Quindi utilizzando il primo strumento che è appunto il business link canvas, vediamo che Antonio ha individuato un'esigenza che è quella di avere, supponiamo, un ricordo non convenzionale del giorno del proprio matrimonio, perché ha rilevato da alcuni suoi clienti che, non so, l'album fotografico è troppo impegnativo, di difficile consultazione, si vorrebbe un ricordo diverso da tenere sotto gli occhi tutti i giorni, che non sia la gigantografia delle foto che si usavano una volta. Quindi il problema individuato è appunto avere un ricordo non convenzionale del giorno del proprio matrimonio. Come soluzione ha pensato appunto di usare le sue illustrazioni specifiche per il matrimonio. Il fatto che realizzi delle grafiche uniche e personalizzate costituiscono la sua proposizione unica di valore. Il fatto che faccia dei pezzi unici e numerati diventa il suo vantaggio competitivo. Il target a cui si rivolge sono le giovani coppie che stanno per sposarsi. Come li raggiunge? Attraverso eventi, fiere di settore e nel futuro prossimo con il sito. E infine ha come obiettivo, capirà se il suo business sta andando bene o male, se riesce a fare 8 vendite di illustrazioni per trimestre. I costi sono relativi alla promozione che fa al materiale e alla realizzazione del sito web. E infine i ricavi sono ovviamente la vendita delle illustrazioni. Dal segmento dei clienti viene fuori che Sara, che è un giovane architetto, è la sua cliente ideale. Quindi Sara si sposa entro l'anno, fra le altre cose ha una cura dei dettagli e una passione per, supponiamo, la personalizzazione degli ambienti abitativi. Quindi vediamo come ragiona Sara. Quindi il primo passo è il riconoscimento del problema dell'esigenza, parte ovviamente da quando Sara si sposa, quindi o riceve una proposta e lei a farla, fissa la data ed inizia a pensare all'organizzazione. Quindi a questo punto Sara comincia a cercare le informazioni, non va in giro per fiere, comincia a cercare le sue informazioni su internet. È in particolare interessata, non credo che si legga come contrasto, è in particolare interessata a valutare un tema per il proprio matrimonio e quindi cercherà ispirazioni su blog e siti a tema wedding, consulterà bacheche Pinterest e creerà magari una sua bacheca su Pinterest. Quindi, fra le altre cose, poi cercherà la location, l'abito da sposa, eccetera, eccetera.
In questa fase le illustrazioni da matrimonio non rientrano assolutamente nel panorama mentale di Sara, perché ne ignora totalmente l'esistenza. Quindi quello che dovrà fare Antonio, che dovremo fare col sito di Antonio, è andare a trovare Sara nei posti in cui frequenta, e quindi andarla a trovare mentre sta cercando ispirazione in quel contesto lì. Per cui di questa informazione dovremo tenerne conto quando andiamo a costruire il sito, in particolare i contenuti. Dopo aver letto sui post, su alcuni siti, insomma, che esistono le illustrazioni di matrimonio, a questo punto Sara, non si legge benissimo, a questo punto Sara viene a conoscenza di questo servizio che sono le illustrazioni di matrimonio, e quindi comincia a cercare informazioni, comincia a valutare le varie alternative, vedere chi altri può offrire questo tipo di servizio. E in particolare, quando arriva sul sito di Antonio, vedrà i suoi lavori, visionerà il suo portfolio, vedrà i prezzi e vedrà le modalità e le tempistiche di lavoro. E poi, visto che non ha ancora preso una decisione, magari si terrà in contatto iscrivendosi alla newsletter o seguendo Antonio sui social. Alla fine Sara opta per Antonio, sceglie Antonio anche perché lo convincono le credenziali, le recensioni che ha letto sul sito, e quindi lo contatta per chiedere un appuntamento. Dopodiché, dopo qualche mese, si sposa, è soddisfatta e contenta del lavoro di Antonio e lo consiglia ai suoi amici. Quindi fin qui il lavoro di Sara. Quindi vediamo come usare le informazioni che abbiamo ricavato analizzando il modello comportamentale di uno dei clienti, che ovviamente non ci sarà solo Sara, dovremo analizzarli tutti, il modello processo decisionale di come arriva l'acquisto, e vediamo, e da quel modello abbiamo dedotto che Sara ignora l'esistenza delle illustrazioni e che è interessata ai temi di matrimonio. Quindi dovremo prevedere due tipi di contenuti. Il primo contenuto che sarà esterno al sito, lo strumento per ospitare questi contenuti potranno essere ad esempio la bacheca Pinterest, perché abbiamo immaginato che appunto Sara cerchi ispirazione su Pinterest, la pagina Facebook per promuovere i suoi servizi e dei post sponsorizzati su siti e blog di settore. Il secondo tipo di contenuti invece sarà sul sito di Antonio e servirà per dare le prime informazioni a chi sta cercando informazioni sull'argomento tema matrimonio. Ovviamente lui lo declinerà nella versione in salsa illustrazioni. Quindi i due contenuti dovranno essere organizzati in maniera tale che i primi possano girare facilmente, quindi possano essere condivisi, linkati, e soprattutto devono suscitare un interesse, perché è un prodotto che ancora non si conosce. E secondo, lo strumento più adatto potranno essere dei post sul blog del sito, in cui magari parlerà di quelli che sono gli elementi decorativi, il tableau, gli inviti, eccetera, dal punto di vista delle illustrazioni. Il secondo momento di Sara, che è quella della valutazione delle alternative, quindi a questo punto abbiamo visto che conosce il prodotto illustrazioni e comincia a cercare informazioni. Allora, quello che dovrà essere presente sul sito di Antonio sono di nuovo due tipi di contenuti. Il primo, che è più relativo alla fase di interest, e quindi potranno essere dei post che serviranno per argomentare il fatto che le illustrazioni possono essere uno strumento, un buono strumento per dare un ricordo alternativo, e infine il portfolio lavori, che corrisponde più alla fase di desire, che serve a mostrare i lavori e a convincere e far nascere l'interesse per l'acquisto. Quando si passa alla fase di action, il tipo di contenuto più adatto è la sales page, quindi ci sarà la pagina con la descrizione dei prodotti, con le caratteristiche, i prezzi e le recensioni, e infine nella fase finale, siccome ci interessa raccogliere le recensioni per tenerle nella sales page, dovremo prevedere un meccanismo di raccolta di recensioni.
Le call to action che dovremo prevedere sono da anonimo visitatore al lead, la newsletter che prevederemo nelle fasi di interest e desire e il modulo di contatto per trasformare da lead a prospect, mentre il passaggio da prospect a customer non avviene sul sito ma dopo il contatto telefonico, dopo un appuntamento. Quindi arriviamo infine a quella che è la struttura del sito e possiamo immaginare ad esempio di avere 5 sezioni principali che corrisponderanno al menu di navigazione e che sono i servizi che offre Antonio, quindi le illustrazioni per eventi, il portfolio, il chi sono, i contatti ed il blog. Vediamoli rapidamente uno per uno. Le illustrazioni per eventi, ci saranno ovviamente le varie voci per i vari servizi che offre Antonio, ma per brevità guardiamo solo quelle del matrimonio. Questa pagina qui corrisponderà alla fase action del funnel e quindi nell'analisi del marketing funnel abbiamo definito che i contenuti devono essere la sales page, per cui metteremo tutte le informazioni che riguardano il prezzo, le modalità di lavoro, eccetera. La call to action è quella che abbiamo individuato nel sales funnel e quindi sarà il modulo di contatto per entrare in contatto con Antonio e si può ancora prevedere un passaggio indietro nel funnel dalla fase di action alla fase di desire nel caso il visitatore fosse arrivato sulla pagina in un momento in cui non è ancora pronto per l'acquisto. La parte di portfolio, anche qui ci sarà la galleria di tutti i lavori di Antonio, ma nello specifico quelli delle illustrazioni del matrimonio, corrisponde alla fase di desire e quindi, come abbiamo visto, conterrà la galleria delle illustrazioni per i matrimoni, eventualmente divisi per stile e ambientazioni. Le call to action saranno l'iscrizione alla newsletter che è tipica di questa fase e anche il modulo di contatto nel caso in cui il visitatore sia venuto su questa pagina ma abbia già tutte le informazioni per contattare Antonio. E infine un link da questa pagina verso la sales page delle illustrazioni di matrimonio per spostare lungo il funnel Antonio nella pagina successiva. Vado in conclusione, per la parte di blog ci sarà una sezione di contenuti di matrimonio e possiamo immaginare con 2 topic principali, quindi una parte della progettazione creativa del matrimonio che è quella che corrisponde alla fase di awareness, che deve intercettare le richieste relative alla progettazione creativa del matrimonio, quindi quando ancora uno non sa che esistono le illustrazioni ma sta cercando ispirazioni per il tema. Quindi potremo immaginare ad esempio come categorie il tema del matrimonio, il photobooth, le partecipazioni, eccetera, la call to action e l'iscrizione alla newsletter e il passaggio del funnel, quindi ci sposteremo verso la fase successiva che è quella di interest e quindi la parte che andremo a vedere subito dopo, oppure se è già abbastanza interessato il visitatore verso desire e quindi verso il portafoglio clienti. Portafoglio lavori. La parte di topic che riguarda le illustrazioni corrisponde alla fase di interest e ha come obiettivo quello di intercettare le ricerche di chi sta già proprio cercando le illustrazioni. Quindi la call to action, come abbiamo individuato con i modelli precedenti, e l'iscrizione alla newsletter, e ci sarà un link che porta alla pagina del portfolio, come abbiamo immaginato sul marketing funnel da interest verso desire. Quindi vado fin qui una panoramica veloce di come può essere applicato il framework e vado in conclusione dicendo che questi strumenti sicuramente coprono il grosso delle esigenze, ma occorrerà pensare anche a tutta un'altra serie di elementi che saranno l'analisi dei dati disponibili nel caso Antonio avesse già un sito web, per partire dai dati su cui ragionare, la costruzione della brand identity, la strategia di comunicazione, la strategia SEO, eccetera, eccetera, fino, ultimo ma non ultimo, la scelta di un CMS,
che nello specifico, nel caso si utilizzi ad esempio WordPress, visto che stiamo parlando appunto di WordPress, consente ad Antonio di poter gestire e realizzare il suo sito semplicemente avendo ragionato su tutti gli aspetti che ci sono in precedenza. Io ho concluso, se avete delle domande... Visto che si parla di CMS e di call to action, per esempio l'iscrizione al newsletter, e che parliamo anche di WordPress, si prevede in quest'ottica di avere sistemi automatizzati, per esempio iscrizione, adesione alla newsletter, invio di una mail 3 giorni dopo in un sistema di workflow che sia automatizzato all'interno poi del CMS e in questo caso di WordPress stesso? Dipende da qual è il modello di acquisizione e di gestione del cliente, soprattutto, che sono le parti che non ho gestito. In questo caso probabilmente può non aver molto senso, perché lo scopo della newsletter in questa fase è semplicemente di aggiornare il potenziale cliente con quelle che sono le novità e le promozioni, quindi non serve una gestione particolare, però nei casi più complessi sicuramente sì, si può prevedere un sistema di automazione. Non so se ho risposto, dipende tutto da come si vuole, da qual è il flusso di acquisizione dei clienti, è quello che guida.